benvenuti a questo nuovo video. Questo è il video di recensione del famoso Sien, cui vi ho parlato nella recensione Garnier Fructis Coconut Water, quello che ho strabocciato. Sien shampoo alla prea vitamina antiforfora per cuoio capelluto secco e desquamato. Io giustamente vi metterò anche le foto. Qui è dietro. Allora, qui c'è scritto lo shampoo antiforfa alla provitamina, specifico per cuoio capelluto, disquamato e secco, libera i capelli dalla forfa mediamente l'uso frequente. Previene il compasso della forfa, deterge delicatamente e dona lucentezza e morbidezza ai capelli. La provitamina B5 e l'aloe vera hanno un effetto calmante sul cuoio capelluto. Liberi dal forfa, i capelli risulteranno purificati all'interno e brillanti all'esterno. Uso, applicare e massaggiare liticamente sui capelli umidi. Lasciare agire per qualche istante e risciacquare bene. Naturalmente decidato. Sì. Ingredienti: acqua, sono l'alto sulfato, cocamido propli, beatine. Sentite, sono i chihuahua. Allora, siliconi non ne ha, però è strabucciato, molto bucciato. Ovviamente gli ingredienti adesso poi vi faccio lo zoom con la foto e ve lo vedete. Allora, io questo qui l'ho bocciato perché, come avevo detto nell'accessorio Garnier Fructis Coconut Water, mi aveva fatto delle croste qua, di forfora, col calore della luce. E subito dopo averli lavati anche facevo così, un attimo usciva di nuovo la forfona, proprio quella pesante. Io questo qua l'avevo visto tramite Carita Dolce, perché parlava di che sua sorella aveva i capelli come i miei a forfora, capelli grassi, ma dipende ovviamente sempre dai capelli della gente, quindi ognuno ha il suo cuoio capelluto diverso dall'altro. Non è che tutti i capelli con la forfora, come dicevo nel Garnier Fructis, c'erano tutti uguali, quindi ognuno è diverso. Puoi anche mangiare sano, ma la forfora c'è sempre. Io questo qua lo boccio, lo stariboccio. Per 1,29 euro io lo boccio. Poi, ovvio, se voi lo provate e non vi fa certi tipi di effetti, ognuno è diverso, quindi. Io questo qua l'ho strabocciato, non lo ricompro più. Mi ha distrutto la testa, mi ha distrutto e boh, adesso questo qua lo butto perché finalmente lo butto perché l'avevo lasciato, dovevo farlo subito dopo il video del Garnier, non l'ho fatto più. Intanto sto riguardando di nuovo l'accensione del Garnier che è arrivato a 1769 visualizzazioni, mi sembra che è tanto perché adesso lo sto visualizzando io. Allora, quello del Garnier Fructis Coconut Water l'ho ricomprato e già li ho comprati altri due perché ho trovato in offerta a 1 euro e qualcosa al Carrefour. E quindi l'ho fatto altre due scorte. Questo è bocciato, stribocciato, staribocciato. Quindi se voi lo provate e mi dite guarda, a me va bene, lo uso, non mi dà problemi, va bene a voi la vostra testa, la mia testa invece no. Ovviamente tutti gli shampoo che ho provato nella mia vita sono sempre stati testati sia nei giorni normali e giorni, sapete, noi donne in quel periodo siamo. Soprattutto nel periodo, la forfra. È una cosa allucinante. Quindi adesso vi metto le foto. Questo per me è bocciato, il Sien del Lidl. Si dice Lidl, non Lidl né Lidl, è tedesco. Sempre dice Lidl alla televisione, io non lo so, non capisco mai perché devono aggiungere le vocali quando non ce ne sono consonanti. Quindi per questo video è tutto. Recensione straribocciata del Sien, questa qua la parte sopra, 1,29 300 ml. Da me è bocciato, sulla mia testa è bocciato, se vuoi va bene, va benissimo. Per questo video è tutto.
Ci vediamo adesso per il secondo video recensione dell'Atto Shampoo, quello della ultra dolce lavanda. Per questo video è tutto, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!